le azzeccherai mai. Comunque abbiamo un Cloud. È Fox, quindi è andato direttamente dal main. Ed abbiamo un Fox. Surugi contro 12, altresì detto Alex. Il molesto, Alex il molesto lo chiamavano. Non ho letto la tag di Alex, sicuramente qualcosa di altrettanto molesto. No, questo non è loser quarter, scusami, è loser... No, è loser 8. Sì, ah, round no, è loser round 6, hai ragione. Eh sì, loser 8. Ok, vediamo un po', parte il dash attack, buono intanto Tsurugi che sta veramente andando alla grande. C'ha in tripla cifra, Fox. Ci ha provato, non è riuscito ad intercettare. Il mio side B è più rotto adesso, per altri never mai proprio, non è la vita più. Ma non so se il side B di Fox è così. Cioè sì, è neffato. Però. Ha uno startup gigantesco adesso. Cioè sembra Ike effettivamente ora come ora, però. È un lag 10.000 volte peggio. Vediamo comunque. Mili. Mili Fox. Signori! Può succedere, eccolo! Questa aspettavo! Questa aspettavo, signori! Cioè, stagione 50, ma lo metterò comunque! Boh, vai! Ciao! Bene, quindi vantaggio di Tsurugi, comunque meritato per quello che abbiamo finito di allora. Diciamo che Alex sta carburando dopo. È entrato dopo in partita, ha preso una 16 granassata in faccia, però adesso sta entrando. Vediamo comunque 84 a 15 in questo momento. C'è il dash attack di Fox, buono la pair. Down air che non permette purtroppo. Master left tilt. Attenzione ai jab da parte di Cloud. Bravo qui a mettere il muro e poi ancora scende e porta a casa la seconda stock di 12. Ha fatto un conditioning esagerato. Ha detto no, Selby non lo fai, non lo fai, non lo fai. Ah, lo fa B, Meteora. È andata più o meno così, pazzesco comunque. E muori o no? Tsurugi che ha gestito i bordi in maniera spettacolare, Fox prevedibile come recovery, ha preso questa debolezza e l'ha resa praticamente la sua win condition. Assolutamente. Dove si gioca il prossimo? Ancora Battlefield? Sì, anche prima era Battlefield. Andiamo un po'. Come riapparare i danni? Fai un sacco di piccolo la Cloud e sei pace. Senza contare che Ice in alto fa tipo 20. Sei Fabio. Stai Fabio. Pace. No. Mado, ci ha provato di nuovo. Cioè, veramente, la terza meteora di seguito in due match. Ecco, questa volta è passato sotto. Ok. Ce l'ha fatta. Ha evitato il proiettile. Vediamo. Non so perché non l'abbia prolungato. Però bravo Tsurugi qui a dare distrazione all'avversario con il neutral B e poi e a quindi anche quel piccolo momentum in avanti per salvarsi. Ecco qui prova il 6B, bravo. Bella l'angolazione di Alex che ha evitato praticamente tutti i colpi del 6B. 6B limit, ricordiamo. No, quello è tanto, nulla di fatto e poi il down smash per chiuderla. Secondo me sa qual è il fatto. Alex dovrebbe giocare, l'off stage che è più vantaggio. Bravo qui Alex. Mi è piaciuto molto perché ha praticamente baitato la per... Vedi? Bravo. Continua a baitarlo, bravo qui Alex. Capisce il tipo di gioco di Tsurugi, l'ha andato a punire due volte di fila nella stessa. 19% da un gratuito. Bravo, molto bello questo lettura sulla distanza, il vediamo ancora il proiettilino da fastidio e qui Cloud lo vedo non morto, peggio. Senza limite non poteva mai recuperare. Totalmente KO in questo caso Cloud, prova a dash attack, va a sbattere intanto il punish di Alex sullo scudo. È plus sullo scudo invincibile, non sullo scudo. Dir plus più 10.000 volte in quel contesto. Vediamo comunque. Perché il match è totalmente aperto, specialmente in un triplatform dove Fox può sfoggiare tutte le sue armi migliori. Mamma, buono questo da me, pazzesco. Che sta facendo? Vediamo ancora la fair, bravo qui ad approcciare con neutral air 12, viene da chiamarlo tu è Alex, però devo capire che è 12. Ma non lo fa neanche lui, down tilt, sì, lo so che non lo sa nemmeno lui, però va bene così. C'è un limit. Attenzione al down tilt, lo aspetta, niente di fatto, e qui erroraccio, attenzione.
non è costretto in realtà ad utilizzare il 6B, preferisce farlo perché si aspettava magari un trampo da parte dell'avversario? Non saprei. Attenzione, mamma mia. Questo è il suo errore di prima. Però ha il salto a disposizione. No, riesce a teccare. L'avevo visto già fuori, sinceramente. Molto bene per Alex, che può quindi portare a casa un eventuale pareggio. Vediamo. Buono il dash attack, ecco la pair. Non è abbastanza, nonostante una DI non perfetta da parte di Tsurugi. Vediamo, prova l'approccio dell'avversario con un fast forward down air. Bello questo pivot grab into back throw. E poi la porta a casa con left hit. 2-0 tra i due. Allora, veramente si vede che Alex si sta adattando meglio. All'inizio veramente non ha capito niente, non sapeva come rientrare. Già sta facendo delle entrate molto più safe. Il 7B l'altezza giusta, che non si prende proiettili. Quindi come pensami, ha già capito meglio. Però è il momento che adesso cioè, o deve fare un reverse 3-0 o è fuori dal torneo. Quindi in questo momento deve prendere tutto il download che ha fatto in questi due match e buttarglielo tutto in faccia in maniera di fare un comeback della Madonna. Ed essere abbastanza imprevedibile da non subire un contro download. Anche questo quindi... è vero. Cioè, quindi devi leggere e non saperti far leggere. È durissima, però può farlo anche con l'ausilio appunto delle piattaforme all'interno dello stage, che è una delle cose che comunque secondo me ha aiutato molto Fox a reggere botta contro Cloud durante il match numero 2. Sarà sempre più difficile perché poi comunque il Tsurugi ovviamente nel counter pick sceglierà degli stage che non daranno una porta a Fox. Infatti questa è l'ultima volta anche che ha lo stage a suo favore. Esatto, perché poi il punto è che Tsurugi l'ultima l'ha vinta su Battlefield. Questo vuol dire che comunque se il mio avversario mi banna Final Destination, io ho Smashville, che non è granché per Fox, perché ha solo una piattaforma che si muove qua e là, ma non è nemmeno troppo alta e il tetto rimane comunque abbastanza alto. Vediamo. Oh, si gira con un'eleganza. Sembrava una modella di Armani Milano proprio. E poi il 6P che porta a casa tutto. Niente di fatto. Ha provato un ladderino ma non è riuscito. È costretto ad utilizzare il limite. Bella lettura! Morto. Bella lettura nel dojo, molto bello. Pazzesco! Bella lettura, bella. È stato il game con questa lettura. Attenzione perché stava partendo con una combo assurda, ma poi si è preso 3 up tilt da parte di. Attenzione, no, dovrebbe rimanere tra noi e addirittura da un air che meteora però sullo stage. Avevo visto proprio Jabuno e poi FP. Qui purtroppo è pulitissimo. Batte la pair, attenzione al back air! Tsurugi lo ha veramente! Qua lo ha gestito perfettamente! Un finale pazzesco per Tsurugi che di conseguenza si ritaglia un bel biglietto per la Loser Quarterfinal battendo per 3-0 il suo diretto avversario che in questo caso era Twen.